Professor Tardì, una giornata piena di emozioni, prima per la laurea dei ragazzi ed anche per il passaggio di consegne, no? Tra lei e la professoressa che prenderà il suo posto nel coordinamento del campus, che emozione è stata per lei? Sì, guarda, è stata una grande emozione e sono veramente grato al territorio e ai miei colleghi, al campus di Cuneo, all'autorità con cui abbiamo sempre lavorato, continueremo a lavorare. La professoressa Biassone sicuramente era una speranza, adesso una certezza per l'Università di Cuneo, continuerà la mia opera. Io, come ho detto molto esplicitamente, continuerò comunque sempre la collaborazione con il campus di Cuneo su livelli più elevati. Mi sono riservato tre aree fondamentali, cioè il rapporto con l'ente massimo, l'Accademia Italiana di Economia Aziendale, l'ente a livello nazionale che consentirà al campus di Cuneo di inserirsi come polo di eccellenza non solo in ambito cuneese piemontese ma in ambito nazionale. Poi l'ottica trasfrontaliera, noi avremo, come è stato detto dal vicepresidente dell'Università di Nizza, una laurea non più binazionale Italia-Francia, ma una laurea trinazionale che vedrà coinvolta anche un'università di un'importantissima città della Germania. E poi soprattutto anche continuerò la mia opera affiancando il nuovo coordinatore, professoressa Milena Biassone, che è stata la mia principale collaboratrice fin dal 2004, che sono sicuro sarà un arricchimento importante, porterà nuove idee, nuovo entusiasmo, uno spirito di servizio, nuova vitalità, nuova capacità. È la più giovane professoressa abilitata ordinaria del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, vanta un curriculum importantissimo, potrà contribuire anche a sviluppare il territorio, la collettività di Cuneo. Io continuerò ad affiancarla anche su altri livelli che sono complementari su questo, quindi sono veramente grato di questa testimonianza di grande affetto, di grande vicinanza della collettività, delle istituzioni, del territorio, dei nostri studenti. Abbiamo avuto i risultati, abbiamo visto i risultati che hanno conseguito, soprattutto con la laurea internazionale, si stanno facendo un grande onore. Cercheremo, assieme alla professoressa Biassone, al territorio e alle istituzioni, di portare sempre più in un'ottica competitiva e come fattore di assoluta eccellenza il campus di Economia Cuneo, che sono sicuro rappresenterà ancora di più un motore di sviluppo e di innovazione per il futuro del territorio e dell'area cuneese.